Caffeine. Caffeine. More music for everybody. Disco del 1977, Space Magic Fly qui su Caffeine, e nel frattempo è arrivato anche Niki. Buonasera. Ben ritrovato Niki e ben ritrovata Gabri. Ma che piacere, guarda, con i miei colleghi di radio è un piacere sempre stare qua. Abbiamo l'immenso piacere di avere qui con noi questa sera la DJ producer Helen Brown. Ciao Elena. Ciao ragazzi, che immenso piacere, che onore essere con voi. Ciao Elena. Ciao Elena. Ciao Gabri, ciao. Sono veramente contenta, grazie Vincenzo per questa opportunità che mi hai dato. Oggi sono veramente onorata. Caffeine guest. È un immenso piacere avere con noi Helen Brown, ma so che Niki vuole chiederle subito una cosa. Una cosetta. Cose imbarazzanti, spero. No. Chiedere tutto. In radio poche cose imbarazzanti, anzi per niente. Allora Helen, prima domanda d'obbligo. Da dove deriva il nome Brown? Vi racconto, diciamo, questo aneddoto che è proprio legato appunto al mio nome. In realtà io parto, vabbè, il mio nome è Elena, da lontano 1993, quando iniziai a suonare a Giardini Naxos, mi dissero, mentre che in contorno non avevamo ancora scelto il nome d'arte, come ti chiami? E io ho detto subito Helen, è proprio spontaneo. Con gli anni invece mi sono resa conto che questo Helen probabilmente non rendeva giustizia. Allora una sera nel 2003 eravamo con degli amici scherzando in macchina, pensavamo degli ipotetici cognomi che potevamo diciamo associare al nome, e tra i cognomi inglesi quello che risultava essere più personale, non lo so, forse suona anche bene insieme, ok, e quindi diciamo è stato un gioco, una sorta diciamo di gioco, non c'è nessun motivo effettivamente il più importante dietro. Però devo dirti cari ragazzi, che da quando ho cominciato a suonare con nome d'arte Helen Brown, questo nome d'arte mi ha portato a suonare proprio all'estero, quindi fuori, quindi diciamo che probabilmente è piaciuto, piace anche alla gente questa assonanza tra Helen e Brown, quindi è solo questo, diciamo c'è solo questo dietro, non c'è nessuna associazione con la vita personale, nulla, proprio un caso, diciamo è nato così per gioco. Possiamo dire questo. Helen, ti posso dire una cosa? Quando io sento Helen Brown, io sento un fuego. Sì, perché effettivamente Helen è un nome possente, Sì, ma non mi piaceva solo Helen. C'era un qualcosa. Ma infatti ti ho detto Helen Brown. Quando dici sì, Brown. Peraltro tutti mi aggiriscono il discorso con sei bionda. E invece per Brown non c'entra niente, voglio dire, col colore dei capelli. Vabbè, cambi domani colore marrone, dai, bruno. Domani ragazzi Brown, anzi Black, mi sono. Helen Black. Helen, ti faccio felice subito, ti faccio sentire la tua ultima produzione con Danny T, con il featuring di Jason Davis, questa è Lullaby. Lullaby, Danny T, Helen Brown con il featuring di Jason Davis e la produzione che stiamo sentendo, una produzione di prossima uscita, Helen, no? Esattamente. Allora, intanto voglio presentarvi sia Jason Davis che Danny T. Danny T è un DJ producer napoletano che ho avuto l'onore di conoscere a Bologna durante il Modo Show e anche tutte le serie che abbiamo organizzato anni fa, nel 2006, quando facevo parte dell'agenzia Jevita Agency, e con il quale sono rimasta in ottimi rapporti, quindi un caro amico, un DJ producer prevalentemente di genere techno, e mentre invece Jason Davis lo conosciamo tutti, è Salvatore Albano, un grande amico, un grande cantante, un grande DJ, e anche in questo caso è stato un gioco e abbiamo deciso insieme, diciamo, di proporre questa cover appunto completamente reinterpretata da Salvatore Albano per Jason Davis, appunto di Lullaby, che verrà pubblicata, che uscirà su tutti i portali l'8 luglio sulla Music Zone Records, okay. Label Ibizenka, gestita da Indy Lopez, che è un grande DJ producer, ed uscirà in esclusiva
Court il 24 giugno. Diciamo che è un progetto al quale noi crediamo molto, molto easy, è un progetto molto easy che deve appunto dare quell'energia e quella carica positiva, estiva, un po' si discosta diciamo dalla mia ultima produzione che è Fire, che abbiamo sentito la settimana scorsa, esatto, sul Red Control Google Records, che è Melodic Techno. Ci discosto un po' perché voglio portare avanti con questi miei due grandi amici un altro tipo diciamo di progetto. Infatti poi vedrai anche, non possiamo rivelarlo adesso assolutamente, il nostro prossimo progetto, che sarà anche abbastanza interessante e diciamo un po' ambizioso se vogliamo, però ci stiamo proviamo anche diciamo, a proporre appunto queste cover. Ci sarà anche un inedito comunque di questo trio. Ok. Vincenzo, tu sarai informato su. Perfetto, grazie. Helen, parliamo subito di Movida. Com'è messa la città di Messina dal tuo punto di vista? Allora, Gabri, che dire? È ovviamente una battuta, ha subito una battuta d'arresto come tutti. Certo. Beh, io noto nelle serate che la gente vuole installare. Anche quando mi trovo a fare degli aperitivi, comunque a situazioni un po' più soft, come sappiamo, cioè mi sono trovata a fare situazioni più soft, giustamente per caso di forza maggiore, naturalmente. Però io vedo che la gente ha voglia di ballare. E troppo tempo chiusa in casa. Troppo tempo chiusa in casa, esatto. E comunque siamo in ripresa e adesso vediamo, sarà anche questa una bella sfida, anche perché io suonerò in estate prevalentemente a Messina. Ho fatto questa scelta e l'ho fatta perché amo la mia città, voglio stare a casa, però anche in giro naturalmente, ma ho deciso il sabato di rimanere a casa, cioè di rimanere proprio a Messina. Quindi diciamo io ce la metterò tutta per fare ballare la gente. Bene. Sicuro ce la metterò tutta in una situazione ovviamente dove l'Italia si trova un po' un passo indietro. Quindi c'è una ripresa comunque anche nella Movida messinese. Ho visto che hanno riaperto anche vecchi lidi. Esatto. Bene, dai. Apriremo noi ci sarà l'apertura del MAMA. Del MAMA, infatti, parlavo appunto di questo. Esatto, e quindi io sarò una delle vice residenze del MAMA. Per cui insomma sarà una bella situazione, una grossa sfida. Speriamo bene, insomma, speriamo che anche il MAMA sarà un punto di riferimento per l'estate messinese e non solo, anche siciliana del 2022, ovviamente. Bene. Allora ci stiamo provando a far emergere la musica in Sicilia, di tutti i tipi di musica. Benissimo, sentiamo cosa ha da proporci adesso la Jo. Adamski qui su Caffeine Killer, la traccia del 1991, una traccia storica che è stata protagonista nello spazio Caffeine Stories con la Jo, che ringrazio e saluto come sempre. Vincenzo Carcione, Radio Splash, Niki, Gabri, ed ho l'immenso piacere di avere qui con noi questa sera la DJ producer conosciutissima in zona e in tutta Italia, Helen Brown. Grazie Vincenzo. Helen, scusami, ora ti devo fare questa domanda. Se potessi passare una giornata con un DJ internazionale, chi sceglieresti? Ma per simpatia Bob Sinclair. Perché hai capelli lunghi come i tuoi? E anche un altro. No, dico per bellezza, simpatia Bob sicuramente. Allora, oddio, per ora devo dirti che mi sono spostata come genere musicale, ne parlavo un'altra volta in una serata appunto con Vincenzo. Mi piace tantissimo Pablo Fierro, nato appunto, è cresciuto nelle Canarie, e Fierro propone un sound afro. Devo dire che mi piace tantissimo, per cui seguo molto, con molta passione Fierro. Insomma, mi piace tanto il sound di Black Coffee, mi piace anche il francese Pastor. Quindi devo dire, non ho per il momento un producer, un DJ diciamo di riferimento. Io sono molto diciamo così, vado a cuore, quindi se il pezzo mi piace poi mi appassiono e seguo appunto il DJ in base anche appunto, ripeto, al sound che propone. Mi piace molto anche come DJ donna in questo momento. Ecco, io ero molto affascinata diciamo dalla figura di Deborah De Luca, DJ donna. Per adesso mi sono spostata anche per quanto riguarda il sound della techno, e mi sono spostata verso più la melodic, e mi piace moltissimo come DJ donna Korolova.
una DJ ucraina peraltro che gira il mondo e che ammiro tantissimo, quindi ecco, no, un DJ diciamo di riferimento, da Fierro a Corolova, Black Hobby. Sicuramente sono cambiata, c'è stata un'evoluzione certo. Non saprei, musicale, ecco, non ci vado a fare quelli nomi, Carl Cox, ecco, vado a cercare un qualcosa di più particolare. Certo, di certo. Più particolare, che mi lasci qualcosa in più. Io vado a cercare artisti che non sono artisti, diciamo, anche di fama eccezionalmente internazionale, ma che comunque sono molto conosciuti, ma che devo dire che fanno delle bellissime produzioni. E che hanno quel sound particolare che è appunto univoco, no? Esatto, anche Pastor con musica elettronica, tipo, ma bellissima, cioè ti fa viaggiare, non sono i suoi pezzi che per me, cioè non è il rumore. Ok. Non è rumore. E anche la techno stessa, la techno non deve essere il rumore. La techno deve fare viaggiare la mente, le voyage. È un viaggio. Un viaggio. Quindi per questo mi sono spostata sulla melodic. Infatti Fire è un pezzo melodic techno, proprio per questo motivo, cioè ho abbandonato quel sound più duro, l'ho abbandonato, almeno in questo momento, poi ecco, probabilmente lo andrò a riprendere. Lo sai come il mondo della nightlife, delle tendenze. Io per il momento sono proiettata in modo particolare sull'afro, ecco. Secondo me è quella la tendenza, però chiaramente è il mio giudizio personale. Certo. Non è il mio giudizio personale. Caffeine, Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, Radio Splash e Ellen Brown. This is the Sound, la traccia di Davide De P, che peraltro saluto e ringrazio come sempre per la sua partecipazione qui a Caffeine. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, Radio Splash e Ellen Brown con noi eccezionalmente questa sera, alla quale chiedo: la tua produzione, Ellen, di cui vai più fiera, qual è? Caro Vincenzo, oddio, questa è una bella domanda. Irego, indubbiamente. Irego, ok. Irego di Hippocodium, un DJ producer di Torino, con Linda Lucknet, è stato prodotto nel 2008, ed è un disco al quale io sono molto affezionata. La motivazione, diciamo, è di un genere progressivo, quindi molto differente rispetto al genere di oggi, diciamo contemporaneo, e anche a quello che io propongo sia durante i DJ Fest sia nelle produzioni. Però ne vado orgoglioso, o meglio, ho un bel ricordo perché sono suonata e proposta da Tiesto. Sai che ti dico, Ellen? Te la faccio sentire. Assolutamente sì. Here I go. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Ellen, bellissima, comunque complimenti. Come mai ci segnali proprio questa produzione? Qual è il motivo che ti ha spinto a sceglierla? Ma guarda Gabri, sono probabilmente, io la chiamo fortuna, no? Sai quando accade quel giorno magico, quel momento giusto, nel posto giusto, e probabilmente sentito dal DJ giusto, appunto, come già vi dicevo, è stata suonata da Tiesto. Questo mi ha portato, diciamo, mi ha aperto uno scenario internazionale.
ho cominciato a suonare in Tunisia, in Polonia, ho fatto dei tour in Francia. Bellissimo. Devo dire che questa cosa mi ha servita ad aprire le porte, delle porte che non avrei mai aperto. Quando infatti mi telefonò l'owner della label, Jazz Music, che è Frank, un caro amico, mi disse guarda che sta inserita nella radio show, mi chiesto, io non volevo crederci, ero incredulo, diciamo. E questo devo dire che naturalmente ci ha aiutato. E ha aiutato me in modo particolare ad andare in giro per il mondo a suonare. E la cantante, peraltro Linda, bravissima, un timbro di voce eccezionale, è una cantante estera, per quale appunto ho avuto modo di collaborare con questa produzione. E quindi ripeto, Gabri, pensavo soltanto, diciamo, quel momento giusto. Quando si dice essere, trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, che capita poche volte nella vita, ma quando ti capita è bello, è produttivo. Esatto, perché sai, è un pezzo che mi piaceva, ma che non avrei scommesso nulla, non ci avrei scommesso nulla su questo pezzo. E invece? Non ricordo neanche dove mi trovassi quando è arrivata la notizia di questo, e effettivamente questo ha portato a farmi girare un po'. Quindi da quel momento poi ho cominciato a suonare davvero anche fuori dall'Italia. Un disco adesso anni 80. Canzone del 1985, Simply Red, Come to My Aid, nella 12 pollici Original Extended Version. Vincenzo Carcione, Radio Splash, come sempre con Niki, con Gabri, ed ho l'immenso piacere in questa serata di avere qui con noi la DJ producer molto conosciuta ovunque nel mondo, Ellen Brown, alla quale facciamo una domandina. Niente male. Allora, sentiamo. La vuoi sentire? Te la porgo. La persona del mondo della musica con cui sei più legata. Che domanda spinosa. Questo sì. Siamo molto curiosi. No, fortunatamente non ho, diciamo, persone con le quali, diciamo, ho avuto problemi, ecco, quindi un po' tutti, se vogliamo. Ma mi dovete precisare, se volete, che la mia risposta sia una risposta che riguarda il personale, cioè anche la mia vita privata personale, oppure generale dei colleghi che io ho conosciuto, che ho avuto il piacere di conoscere durante la mia carriera artistica, ecco, in questo senso, perché ci sono tanti DJ, amici miei, diciamo, proprio anche del tuo messinese, con le quali sono molto molto legata, tantissimi, e ho avuto anche il piacere di essere, diciamo, di conoscere dei DJ anche nazionali importanti, come per esempio Roberto Onirica, con la quale sono legata, mi sento. E stiamo parlando ovviamente di un calibro di DJ, appunto, ripeto, nazionali, importanti, ecco, assolutamente. Ma per quanto riguarda comunque la musica, qua a Messina la condivido con tutti i miei amici. Okay. Posso nominarli, posso fare il nome di Giuseppe Costa, che è uno dei miei maestri, Piero, indimenticabile, Giacomo Cuffari, nel nostro cuore sempre, Maurizio Crescente, sono molto legata col Nino di Dol, quindi potrei nominarti, certo, potrei nominarli tutti fondamentalmente, perché veramente sono legata a tanti amici. E salutiamo tutti. Salutiamo tutti, ovviamente. Io ho condiviso, per chi mi conosce lo sa, diciamo, io ci metto il cuore nella console, quindi si crea un legame che va oltre la musica, che è molto, che io posso sull'umanità. E su qualcosa, diciamo, un rapporto proprio umano, per me, che deve essere prioritario. Poi certo, sono legatissima naturalmente anche alla mia socia, io la chiamo socia, che è Maria Fausta Rizzo, la violinista e cantante abbastanza famosa anche lei, di calibro, possiamo dire, internazionale. Con lei ho condiviso tantissime console, quindi ecco, tanti amici. Hai tante persone a cui sei legata. La musica mi ha portato veramente una svolta in tutti i sensi, ecco, assolutamente. Quindi tanti amici, e poi ci sei anche tu, Vincenzo, c'è Davide. Grazie. Insomma,
sai quanto io voglio bene, quanto io sia legata peraltro a voi, anche per ragioni personali. Grazie. Quindi, di forte amicizia e stima. Grazie mille. Grazie. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, Radio Splash e la DJ producer Ellen Brown. Disco che ha fatto la storia della dance, ma anche la storia della radio in verità. 1991 per Africa Bambata, Just Get Up and Dance qui su Caffeine, con Vincenzo Carcione naturalmente, con Niki, con Gabri e con la DJ producer Ellen Brown. Allora Ellen, adesso noi curiosiamo un po' nella tua vita. Un tuo set particolarmente riuscito, qual è stato? Qual è la situazione in cui proprio sei stata particolarmente fiera e dove suonavi? Una DJ set dove ho avvertito molto l'empatia del pubblico, ecco, è stato in un posto inaspettato, in Kosovo. Veramente? Davvero, fantastico. Un set molto lussuoso del Kosovo, dove io non era stato... paura pure di avvicinarmi, perché anche diciamo l'approccio con l'aeroporto, dove c'era ovviamente tutto l'esercito, ovviamente non l'aspettavo mai, ma che comunque appena l'ho visto sono un attimino terrorizzata, diciamo. Però poi devo dire che ho scoperto un club bellissimo, high tech, caloroso, con la gente che aspettava proprio il passaggio, aspettava il mixaggio, che chi mi seguiva nella battuta e molto partecipe, quindi sorprendente. È stata una notte sorprendente. Ci saremmo aspettati luoghi diversi, invece vedi, il Kosovo ti ha sbalordito. Sì, vabbè, io ve ne posso raccontare tante, veramente tante aneddoti, tanti posti, non saprei da dove cominciare. Però questo è stato quello che ti ha segnato di più. Ma guarda, sicuramente questo è il Kosovo, molto forte, forse anche il Bahrain. Aver suonato in Bahrain. Mm-hmm. Tranne quando sono arrivata in aeroporto, sono arrivata alle 5 del mattino, questo è un altro aneddoto che non dimenticherò mai, e non c'era nessuno che mi attendeva. Io mi aspettavo un autista col cartello Len Brown, e invece c'è stato un disguido col promoter, di ritardo, e io, Vincenzo, alle 5 del mattino mi vedevo a me in aeroporto che perché avevo una paura tremenda, non sapevo cosa fare. Oddio, dovevo chiamare alla Farnesina. Ero terrorizzata perché chiaramente non sono uscita completamente fuori neanche dall'aeroporto. E puoi immaginare, certo, un volo fighissimo fatto con gli Emirates fino a Dubai, tutto ok. Poi a Dubai ho cominciato, c'è il posto di gate, insomma, verso il Bahrain, appunto, ho cominciato a vedere tutti quanti col burka. Io avevo soltanto una pashmina Gucci, me la sono messa pure io di un burka, non sapevo cosa fare, ero veramente tra l'altro, e quindi praticamente insomma, poi fortunatamente il disguido è stato risolto, perché io ho preso il telefono, ho incontrato un po' di persone, ma sto scherzando, e quindi è venuto il promotore a prendermi, l'autista in realtà, e anche là è stato veramente una bella serata. Sono serate indimenticabili dove la gente ti aspetta per quello che proponi, no? Certo. Non soltanto per la questione di immagine, ti aspetta proprio per la musica, cioè non è una passerella, adesso è tutto diverso. Esperienze che ti segnano. Adesso sentiamo cosa ha da proporci DJ Greg. Mark Soul, Tomorrow is Now, nella Vienna Remix qui su Caffeine. Ringrazio e saluto come sempre DJ Greg per la sua partecipazione nello spazio Morphine. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri e la DJ producer Ellen Brown con noi questa sera, eccezionalmente con grande piacere, alla quale chiedo: Ellen, della musica di questo periodo storico, secondo te rimarrà qualcosa nel futuro? Quello che rimarrà della musica di questo periodo, vedremo, Vincenzo, nel senso che la domanda è proprio una bellissima domanda. Io mi auguro che l'evoluzione, cioè che appunto non ci sia un'evoluzione, ma ci sia un'evoluzione sempre più ampia verso la musica afro. Come ti ho già detto, durante questa intervista, perché io cerco appunto quelle emozioni calde. Non so come spiegarmi, cioè cerco un'emozione che dia calore. Secondo me la musica afro dà calore. Coinvolgenti. Sì, ma non è soltanto coinvolgente, cioè ti trasporta mentalmente anche in un altro posto. Magari vedi, sai, Vincenzo, prima ero
po' più orientata verso le metropoli, le grandi città. Io adesso avrei bisogno di altro, avrei bisogno di quei festival magari in Kenya, in questi posti un po' più, in Amazzonia non lo fa, Zanzibar, sì, proprio sento questa necessità, e proprio secondo me è anche una sorta di rinnovo spirituale, se vogliamo, come persone è spirituale, e spero che la musica, ecco, si evolva in questo senso. Niki, allora io ho una curiosità, cara Helen, secondo te che direzione sta prendendo il genere musicale che preferisci suonare? Appunto mi rilascio alla risposta che vi ho dato precedentemente, ma molto appunto labbro, però devo dirti che va come tendenza proprio nei locali che io vedo, giustamente vedo anche ballare la gente, la Jogging House, la New Disco, e quindi queste riedite, diciamo, un po' come l'Alabai, no? Sì. 70-80, perché piacciono. Certo, ovviamente non abbiamo quella originalità, no, dell'inedito, c'è chiaro questa cosa. Però ecco, in questo momento la tendenza è questa. E appunto per quanto riguarda il genere, diciamo, della tecno, come dicevo, appunto la melodic tecno. Però ecco, va molto, ecco, viene molto suonata la Jogging House, e la definisco così, ecco, in questo senso. Cioè, ecco, tutta la musica di Block and Crown, quindi tutte proprio le rivisitazioni degli anni 70-80 che chiaramente ci insegnano la musica, ci insegnano la disco, dico, insegnano veramente la disco, music e quant'altro. Un po' il genere che tratto qui su Caffeine, insomma. Io Caffeine adoro. Grazie. Adoro, non è un programma, è un programma veramente non improvvisato, è un programma studiato nel dettaglio, elegante, di classe, con selezione musicale di classe, di gran classe. Grazie mille. Ti sei preso tantissimi complimenti. Vi stimo che tutti quanti siete bravissimi. E avete creato veramente un format che è eccezionale. Grazie mille. Grazie. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, Radio Splash e la DJ producer Helen Brown. Basement Jacks, Do Your Thing, nel remix by David Penn, è una traccia appena uscita e riempie lo spazio Back and Forth, dove vi faccio sentire un remix, perché anche i remix hanno il loro perché. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, Radio Splash e la DJ producer Helen Brown, che da poco si è proposta con una nuova traccia che uscirà prossimamente, si chiama Lullaby ed è ovviamente una riedit di una canzone dei Cure. Elena, parliamo della tua nuova uscita. Danny T, Alan Brown featuring Jason Davis, Lullaby, cosa ci dici su questa traccia? Vi dico che spero che vi possa piacere, spero possa piacere al pubblico, una cover fatta con amore, con tanto amore, e che noi in realtà abbiamo proposto anni fa, e anni fa è uscito soltanto un remix, diciamo, di questa cover. Un giorno così il mio carissimo amico Daniele chiamandomi mi disse: sai, ma mi sono messo così a risentire la traccia e ho pensato, che ne pensi se la riproponiamo nel 2022? E mi ha fatto sentire un paio, diciamo, di stesure, perché però è poi modificato del pezzo. Sì. Avevo parlato subito con Jason Davis, ovviamente con Salvatore Albano, il nostro top mitico, magico, io lo adoro, un amico soprattutto, è un musicista, un nostro cantante. E devo dire che è uscito un progettino non male. Sì, sì, infatti la stiamo sentendo, è come il feedback che ti ho inviato su un vocale WhatsApp, è veramente una traccia eccellente. Guarda, mi hai commosso, io veramente mi sono sciolte le lacrime, perché vedi, noi non facciamo le cose giusto per caso. Assolutamente no. Poi io, guarda, ci mettiamo l'anima, ecco. Infatti, questo è stato meraviglioso, ti ringrazio ancora, ovviamente, Vincenzo. Grazie a te e grazie per la bella musica che ci regali. Niki,
dica. Facciamo un From Disco to Disco? Ma yes. Ok, è una produzione di tantissimi anni fa, ma ancora oggi ha un suo perché. Questa traccia che mi piace tantissimo, Ralphie Rosario, You Used to Hold Me, qui su Caffeine, Vincenzo Carcione, Nicky, Gabri e la DJ producer Ellen Brown. Ellen, scusami, anzi no, scusaci, perché vogliamo curiosare sulla tua vita futura. Quali sono le prossime performance? Allora, io dico il futuro per quanto riguarda l'estero, già stiamo programmando, anzi siamo, io ho certezza che sarò nel party di Block and Crown, anche a Bennelle, ma questo ottobre, questo per quanto riguarda l'estero, già stiamo lavorando chiaramente per ottobre. Per quanto riguarda invece l'Italia, dovrei stare in giro, fare qualche data a Napoli, sono molto contenta per questa cosa, vi devo dire ragazzi, e poi in Sicilia però DJ Resident al Mama, quindi come dicevo appunto questa sfida. Ti verremo a trovare allora. Mi verrete. Voi certo. Morale giuridico. Assolutamente, io ti aspetto al Mama. Ok, okay. Però la DJ Resident al Mama. E poi chiaramente avrò anche delle date fuori, dei contatti, sarò a Milazzo, sarò ad Agrigento, sarò in giro per la Sicilia, Palermo, Cefalugni, sarò abbastanza in giro, però ecco, il mio punto fermo sarà sicuramente il Mama. Perfetto. Ascolta Elena, ho sentito Milazzo, vero? Mi sembra di aver sentito Milazzo, giusto? Sì, sì. Milazzo, allora Horizon. Ah, ecco. Allora Horizon è quello che ci piace a noi. Ci vedremo le domeniche all'Horizon a fine luglio e ad agosto. Quindi vi prometto di tornare all'Horizon a Milazzo. E peraltro vi dico una cosa in più: col mio percussionista Joseph Brasil, che è un percussionista batterista spettacolare palermitano. Per cui insomma torneremo in questa formazione. Tanta roba. Che salutiamo Vincenzo Carcione, Nicky, Gabri, la DJ producer Ellen Brown. E finisce, purtroppo finisce, ahimè, anche questo appuntamento con Caffeine, Nicky, ma come dobbiamo fare? Niente, io sono triste. E la Gabri? Ma perché è triste? È stato bellissimo, ci siamo divertiti, lei è un personaggio troppo carino, quindi... Appunto! Ma io avrei altre domande, ma non posso. Non abbiamo tempo, però ho il tempo di ringraziare con la R maiuscola la DJ producer Ellen Brown, che ci ha dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere. Elena, grazie tante. Grazie a voi ragazzi, guarda, siete stati fantastici, ho passato del tempo veramente bellissimo insieme a voi, mi avete fatto diciamo ripercorrere dei momenti belli della mia vita, quindi vi ringrazio, vi aspetto in tutte le mie serate, quello che posso dire è semplicemente ascoltate e seguite Caffeine, perché avete bisogno di questo, anche di questa cultura musicale, perché veramente voi insegnate cultura musicale. Ma grazie, come questo bellissimo programma. E senti Elena, invece per poterti contattare sui social, ci vuoi dare qualche riferimento anche così per sapere dove allora, sarai presente? In quale... Allora io utilizzo moltissimo Instagram rispetto a Facebook. Su Facebook c'è la mia pagina ufficiale, c'è appunto Ellen Brown, tutto attaccato. Però io ormai lo considero anacronistico Facebook e quindi utilizzo molto come social Instagram e mi potete seguire con il username Ellen Brown sottosegno official. Finalmente dopo due anni mi hanno ridato la verifica, quindi il badge blu. Seguitemi su Ellen Brown sottosegno official. Ok Ellen, vuoi sapere quando andremo in onda? Ecco quando, esatto. Te lo dico io. Allora, dici. Il venerdì dalle 15 alle 17. Il sabato, martedì e giovedì dalle 22 fino a mezzanotte. Quindi siamo a posto. Quattro passaggi in maniera capillare per tutta la settimana. Chiudiamo questo appuntamento di Caffeine con questa traccia nuova che tra l'altro farà anche parte di Cocaine a partire da questo weekend, Solance di Gilly nella Art of Tunes Remix. Vincenzo Carcione, Nicky, Gabri, Ellen Brown vi augurano buon weekend. Ciao. Ciao.
I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.